Dobbiamo riprendere la domanda che Gesù fa a Pietro, dove gli chiedeva, ma voi chi dite che io sia? Si rivolge ai suoi, ai suoi intimi. E Pietro risponde a Gesù con una, una frase che non viene fuori dalla sua intelligenza, dalla sua spiritualità, ma qualcuno gliela ha rivelata. Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. Ebbene, c'è una seconda parte. A un certo punto Pietro... Si trova di fronte alla rivelazione di Gesù che dice: Sentite però, voi non pensiate che io sia venuto come un trionfatore, come qualcuno che verrà attraverso una rivoluzione politica a cambiare il mondo. Io dovrò andare in croce, io dovrò dare la mia vita per voi, io dovrò patire per quello che sto concludendo come avventura umana e divina dentro questa vita. E allora. Pietro sentendo che Gesù risponde così, che la sua vita terminerà in una donazione totale sulla croce, dice io non ci sto, io questo non voglio starci. Non è il Gesù che io mi ero immaginato, perché io voglio un Gesù a modo mio. E allora il disegno della salvezza si rivela esattamente contrario a quello che Pietro aveva in mente. Non ci sto, e questo molto spesso capita a noi di fronte a al vedere che il cammino della fede è così diverso da quello che avevamo immaginato, che nonostante la nostra fede c'è il dolore, la fatica, il dovere del coraggio, eccetera. Dunque la risposta di Pietro è giusta, ma parziale, certamente non completa, non consapevole. È come se non avesse capito ultimamente il disegno del Signore. E infatti mentre camminavano Gesù sentì Molta animazione tra i dodici e incuriosito dice, ma di che cosa state parlando? Stavano parlando di chi fosse il più grande tra di loro, segno che non avevano capito assolutamente niente. Da una risposta così giusta, tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo, cadono nello spartirsi in qualche modo i posti di comando che pensavano di avere accanto a Gesù. Non avevano capito. Molto spesso anche per noi la vita di fede è così. Non ce l'aspettiamo, non la vorremmo, così come Cristo l'ha pensata per noi, anzitutto per Lui e per noi. Una donazione totale.